Ciao a tutti, io oggi vorrei fare un video a proposito della Musa delle Quattro Province, che ne ho già parlato in altri video, però mi è arrivata proprio una richiesta specifica, perché io qualche giorno fa ho messo le foto di una nuova Musa che ho fatto e c'è qualcuno mi ha fatto una domanda, voleva sapere più nello specifico come è fatto questo strumento, come suona. E allora io ne approfitto per parlarvene proprio in maniera un pochino più dettagliata, senza esagerare perché cercherò ecco, di essere breve. Il mese scorso ho fatto un video a proposito del lavoro che ho fatto sulla ricostruzione del baguette ed è durato circa un'ora. Oggi vorrei essere molto più breve, farvi solo due o tre esempi molto veloci, senza entrare troppo nello specifico, perché ecco, la musa comunque è uno strumento che sembra semplice, ma io potrei andare avanti a parlarvene per ore e ore e dirvi magari tutte le differenze tra i vari strumenti originali che ci sono, che io comunque come si dice, ho analizzato, misurato, ho fatto delle ricostruzioni e quindi ecco, cercherò di essere molto sintetico. Quindi io voglio partire prima di tutto dallo strumento che io utilizzo normalmente quando suono in gruppo. Ecco, questa qua è una musa che, sebbene io sia partito da, diciamo, ispirandomi a degli strumenti originali che ho misurato, ricostruito, eccetera, eccetera, io poi sono arrivato alla conclusione che per suonare con gli strumenti, moderni, voi sapete che oggi il piffero suona in coppia con la fisarmonica e quindi, la fisarmonica è uno strumento imprescindibile nella musica delle quattro province. Di conseguenza, anche con la cornamusa bisogna adattarsi alla fisarmonica, alla sua scala, al suo diapason. La fisarmonica ovviamente utilizza un temperamento equabile, cioè la stessa scala del pianoforte. Quindi io, siccome nel più del 90% delle occasioni devo suonare in trio con la fisarmonica, ho bisogno di uno strumento che sia adatto a suonare insieme alla fisarmonica, sia come scala, come intonazione, sia come volume, perché deve essere bilanciato, perché nella maggior parte delle occasioni mi capita di suonare in trio. E poi ho cercato di fare uno strumento che comunque sia adatto anche a quelle situazioni, che sono molto poche, molto rare, in cui si suona anche solo con piffero e musa. Ecco, prima di andare avanti con le chiacchiere vorrei farvi sentire un piccolo esempio di questo strumento qua, che è quello che io utilizzo normalmente. Oggi mi perdonerete, non ho montato un microfono esterno, quindi l'audio è quello del computer, è quello del portatile, quindi non sarà magari della massima qualità, però io volevo giusto darvi un'idea di come lo strumento suona, di come lo strumento funziona. Ecco, come probabilmente molti già sanno, la musa è una cornamusa che ha un unico bordone che è accordato in Sol, mentre il chanter suona una scala di Do maggiore. Tuttavia, questa è la versione moderna, cioè che è adattata per suonare anche appunto con strumenti come la fisarmonica o qualsiasi altro strumento. Ovviamente, come in tutte le cornamuse, io intono le singole note sulla nota del bordone, per cui in realtà, per esempio, il Si è più basso rispetto al temperamento equabile di circa 15 cents, il Mi, stessa cosa,
E questa è una cosa che è necessaria e indispensabile su tutte le cornamuse, non si possono intonare in maniera diversa. E ciò nonostante, quando si suona in trio con la fisarmonica, queste note che si discostano leggermente dal temperamento della fisarmonica sono, c'è questa lieve differenza che non è così assolutamente fastidiosa, non è particolarmente percepibile. È possibile su questo strumento qua, in particolare, se io suono il Mi e ho un'intonazione perfetta sul bordone, quindi una nota che è leggermente più bassa, se io metto giù anche il mignolo, praticamente la nota si alza leggermente e diventa molto più vicina a quella del temperamento equabile, quindi quella della fisarmonica. Quindi io molto spesso uso questo stratagemma quando suono con la fisarmonica di suonare un Mi che è un po' più alto quando è necessario, non sempre, in altre occasioni è possibile tenere un Mi leggermente più basso che va in armonia con l'accordo, se il pifero magari fa un Do, per esempio. Sentite che mettendo giù il mignolo c'è il Mi che si alza leggermente e sostanzialmente con questo strumento io suono una scala diatonica di Do e ho alcune note a forchetta, per esempio il Fa diesis che si fa così e che è una nota molto, molto utile, anzi direi indispensabile quando suoniamo il repertorio del piffero e quindi avrò Do, Re, Mi, Fa naturale, Fa diesis, Sol. La, Si naturale, così è possibile fare Si bemolle. Il Do acuto si fa con questa posizione qua, perché la musa, una delle caratteristiche della musa è di non avere il foro posteriore, il foro dietro, e, perché l'ottava viene lo stesso, come avete potuto sentire. Ecco, questo apre tra l'altro a una possibilità, cioè siccome io non ho nessun foro posteriore, io volendo potrei aprire due fori da usare con i due pollici per ottenere delle note che magari non ci sono, non sono ottenibili facilmente con le posizioni a forchetta. Per esempio il Mi bemolle, la terza minore, che potrei usare il pollice destro e con il sinistro potrei fare per esempio avere magari un Si bemolle ben intonato oppure un Sol diesis. Beh, il Sol diesis viene lo stesso. In realtà anche lì è possibile farlo forchetta, però ho preferito non farlo per due motivi, intanto perché sono note che veramente molto poco utili, cioè il Mi bemolle per esempio non c'è praticamente mai occasione di usarlo, le altre note vengono già con le posizioni a forchetta. Chiaramente le note che si fanno forchetta non sono sempre perfettissime intonate col temperamento equabile, però ripeto, bisogna vedere anche le situazioni in cui noi dobbiamo usare queste note. Cioè, l'unica che è veramente molto molto utile è il Fa diesis, che è assolutamente indispensabile per suonare questo repertorio. È importante che il Fa diesis a forchetta venga bene. E poi, come vedremo, vi spiegherò tra poco, io sarei molto molto felice di avere un Do diesis, cioè la nota appena sopra la tonica, che sembra un controsenso, perché una cornamusa che è in Do, un chanter che è tagliato in Do, dico, ma cosa te ne fai? E invece nel repertorio del piffero, molto spesso, è una nota che può venire utilizzata, tant'è che i fisarmonicisti, per esempio, la usano spesso, voi sentite spesso anche in pezzi in Sol maggiore, dove magari fanno un accompagnamento dove mettono invece del La minore, cioè del secondo grado, mettono il La maggiore, e ha un effetto così molto particolare, molto vivace, diciamo così, per cui con la cornamusa bisogna essere in grado di seguire questo accordo. Io a dire il vero
Il La maggiore è un accordo che spesso viene alternato al Do maggiore. Ci sono in tante Monferrine Alessandrine, magari il fisarmonicista sta suonando in Sol. A un certo punto fa un accordo di Do, ma potrebbe fare come variante fare un accordo di La maggiore. E infatti io le prime volte mi trovavo in difficoltà perché io tendevo ad andare sul Do nella musa. Poi quando ho capito che magari lui a sorpresa metteva un La maggiore, ho capito che in quei punti lì dove c'era questa ambiguità nel senso che io non sapevo prima lui quale accordo avrebbe scelto, io nel dubbio metto sempre un Mi, perché è l'unica nota che va bene, che funziona con tutti e due gli accordi. Comunque, ecco, in sostanza, questo chanter qua, il Do diesis, non lo fa, ma manco per il cazzo, proprio. Io provato, ma è una forchetta, non c'è assolutamente modo. Proprio il Do diesis è proprio una nota che non c'è, mentre invece a me piacerebbe averla, perché secondo me ci sono dei punti in cui può essere carino utilizzarla. Ok, andiamo a parlare di un'altra cosa. Io, come vi dicevo, questo chanter qua io l'ho fatto per le mie necessità, che sono quelle di suonare in trio. Allora, io sono 20 anni che suono questa musica e di occasioni in cui io ho suonato la musa da sola con il piffero, cioè abbiamo fatto un concerto dove abbiamo suonato piffero e musa e basta, senza fisarmonica, cioè nella maniera antica, diciamo così, in 20 anni è successo 4 volte, con una media di una volta ogni 5 anni. E di queste 4 volte, 2 sono state occasioni in cui proprio mi hanno specificatamente chiesto di suonare la musa con il piffero. Ed è successo qualche anno fa a Montacuto, che è in Val Curone, perché c'era una commemorazione di 2 suonatori di piffero e musa della Val Curone, che sono Carlone e Carlaia, e quindi in quell'occasione hanno voluto proprio una coppia piffero e musa, ma in realtà non abbiamo fatto un concerto completo, abbiamo suonato 3 o 4 pezzi. Vabbè, comunque, pensate, mi hanno addirittura pagato, pensate. E l'altra volta è successo la settimana scorsa, invece a Carrega Ligure, dove c'è stata una manifestazione in cui mi hanno chiesto di parlare della musa, in realtà dovevo presentare lo strumento, con l'occasione abbiamo anche suonato 3 brani, e quindi anche lì non si è trattato proprio di un concerto vero e proprio o di un ballo dove abbiamo fatto ballare la gente tutta la notte. Queste sono state le uniche 2 occasioni in cui mi hanno chiesto di suonare piffero e musa. Le altre due sono state, è successo un sacco di anni fa, quando io avevo questo gruppo che si chiamava Epin Fry, con cui abbiamo registrato anche questo disco. Dopo vi metto il link, perché il disco adesso si trova, c'è il disco completo su YouTube, è un disco molto interessante se volete ascoltarlo. E questo era un disco in cui noi facevamo in realtà un gruppo con cui facevamo una sorta di commistione con la musica jazz, c'era una chitarra jazz, un pianoforte, e quindi poi ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo dovuto suonare della musica per il ballo, l'abbiamo fatta solo con piffero e musa, perché il pianoforte e la chitarra in quell'occasione non c'entravano, ma potremmo dire che è stata un po' una nostra iniziativa, cioè abbiamo voluto noi suonare in quella maniera lì. Non è che ci è stato chiesto nello specifico. Quindi, se vogliamo guardare bene, le occasioni in 20 anni in cui mi hanno chiesto di suonare il piffero con la musa, perché proprio gli andava di sentire quel suono lì, sono state 2, con una media di una ogni 10 anni. Quindi, beh, magari vedremo probabilmente da qua al 2031, magari capiterà che ne facciamo ancora una, chi lo sa. Questo è per dire che il 99% delle occasioni io la musa la suono in trio con la fisarmonica, perché se è vero che ho fatto 2, 3, 4 suonate con piffero e musa in 20 anni, nello stesso periodo ne avrò fatte tipo, penso, un centinaio con la fisarmonica. E quindi io devo assolutamente avere uno strumento che è adatto anche a suonare con la fisarmonica, che ha un temperamento equabile. Per cui un po' alla volta sono arrivato a farmi
Questo strumento qua, che vi ho fatto sentire prima, un piccolo esempio del suo suono, che è adatto a suonare con gli strumenti moderni. Lo strumento antico in realtà era molto diverso da questo, aveva una scala che era particolarmente diversa. Io qua ne ho un paio di esemplari, uno ve lo faccio sentire proprio per darvi l'idea della differenza che c'è con lo strumento moderno. Poi recentemente ho fatto anche uno strumento che è, diciamo, una via di mezzo, perché mi hanno fatto questa richiesta e io li ho voluti, diciamo, accontentare, cioè di uno strumento che somigliasse di più a quello antico, che partisse, cioè che fosse un po' più simile a quello antico, ma io comunque ho dovuto fare delle correzioni sulla scala. E adesso ci arrivo a farvi sentire in particolare la differenza. Allora, la differenza principale dello strumento antico. Allora, cominciamo a dire che strumenti di muso originali ce ne sono, per quanto riguarda i chanter, poi parliamo anche del bordone, ma per quanto riguarda i chanter mi pare che siano 12 esattamente quelli che sono rimasti. Di questi più della metà sono del costruttore di Cicagna, che si è soprannominato Grigio, che è stato un grande costruttore di pifferi, molto molto rinomato, è quello che ha fatto un po' lo standard del piffero che si suona anche oggi. Ah, ecco, tra l'altro apro un'altra parentesi, anche i pifferi che suoniamo oggi, cioè non è che sono uguali a quelli antichi. Se voi vedete la stragrande maggioranza dei pifferi costruiti nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento, sono tutti strumenti che diciamo che tra quei tantissimi che ci sono, sono stati selezionati quei pochi che suonavano un po' meglio degli altri e che erano magari adatti a suonare con uno strumento come la fisarmonica, e quindi oggi i pifferi che si costruiscono oggi fanno parte, diciamo, di una linea evolutiva che è arrivata, cioè non è che sono copie precise di quelli antichi. Sì, magari hanno preso gli strumenti antichi. Ma quelli migliori che erano già più adatti a suonare con gli strumenti moderni. E da lì poi si è andati avanti facendo ancora delle piccole correzioni, per cui si è arrivati, diciamo, lo strumento che si usa oggi. Io adesso però vorrei farvi sentire come effettivamente suonava una musa originale, che non è l'unica, ripeto, perché ce ne sono tante di tanti costruttori, di tante linee costruttive diverse, però quelle del Grigio è uno degli strumenti che ha avuto, diciamo, più successo, e poi soprattutto questo strumento qua sappiamo che apparteneva a un suonatore, per cui è stato suonato, è stato utilizzato, e quindi io ho dovuto fare una specie di adattatore per metterlo nella mia sacca, perché il diametro qua in cima è larghissimo. Vabbè. Ecco, però voi, se io suono questo strumento, sentirete una scala che è molto diversa da quella del primo. Allora, praticamente le caratteristiche principali sono che la terza, cioè il Mi, è estremamente bassa, mentre il Do, che è la fondamentale, è estremamente alta, è quasi un Do diesis, è una nota che è a metà tra il Do e il Do diesis. E quindi, come facciamo? Vi faccio sentire l'effetto con il bordone, perché ecco, sentite che qua abbiamo una scala che, diciamo,
è, diciamo, equiparabile a quella dello strumento di prima, c'è una scala di sol maggiore, però abbiamo il mi che è veramente molto basso e il do che è veramente molto alto, e quindi, tra l'altro, sono due note importanti, due note che si usano tantissimo. E quindi come si fa in questi casi? Allora, io mi sono arrangiato così. Faccio il mi con una posizione a forchetta e mi viene una nota che è un po' più, come dire, un po' più vicina al temperamento equabile. E mentre per quanto riguarda il do, io ho tre possibilità, perché posso suonare il do così con la posizione, diciamo, normale. E è una nota che è a metà tra do e do diesis. Per fare il do naturale devo chiudere il foro in basso a metà con il mignolo, cioè faccio si, sposto un po' il mignolo e ho il do. Ed è una tecnica, non è facile, perché bisogna mettere giù il mignolo proprio nel punto giusto, però insomma va un po' studiata. E poi la terza possibilità è che io ho re e do diesis così, con la posizione a forchetta, e quindi io praticamente al posto del do ho tre note diverse che posso utilizzare a seconda delle situazioni. Ecco, chiaramente questa è una cosa stranissima, cioè veramente inusuale, non esiste un'altra corda musa dove c'è un sistema di questo tipo, che io sulla fondamentale ho praticamente queste tre note diverse e quella che sarebbe la fondamentale, che è il do, la devo ottenere facendo un mezzo foro con il mignolo, cioè è una tecnica che è veramente scomoda, però ecco lo strumento. Questo strumento in particolare suona così e non c'è niente da fare, per quanto si possano fare prove, esperimenti, cose sulle ance, c'è già questa qua, è un'ancia che sentite sul resto della scala, è perfettamente equilibrata. A un certo punto, se uno dei fori è in un certo punto, la nota esce così, quella esce così, non c'è niente da fare. L'altra soluzione sarebbe fare una correzione, mettere quindi della cera, del nastro o qualcosa, ma io ho scelto qua di non fare nessuna correzione, perché proprio io volevo sentire il chanter come suona lui, perché insomma a cominciare a correggere tutti i fori, cioè siamo capaci tutti, e invece così, cioè io volevo proprio capire che cosa esce da questo strumento senza andare a correggere i fori. E infatti anche per il disco che sto facendo lo sto utilizzando così, come l'avete sentito. Ecco, poi però ho pensato, ma non è possibile fare uno strumento come questo, simile a questo, magari semplicemente correggendo quelle due note che sono veramente difficili da ascoltare, che secondo me non vanno troppo d'accordo con il piffero, cioè il mi, se lo suono così, è veramente tanto tanto basso. L'unica soluzione è suonarlo a forchetta. Dico, ma non è possibile fare un chanter come questo correggendo solo quelle due note lì. Allora, vabbè, ho fatto un po' di esperimenti e alla fine è venuto fuori un altro chanter, e io soprattutto l'ho fatto perché, come dire, una cosa che mi interessava parecchio è la possibilità di avere il do diesis a forchetta, che sul primo chanter che avete sentito, che è quello che uso di solito, proprio non c'è. E invece è una nota che a me piacerebbe avere, perché come vi ho spiegato prima, ci sono alcuni brani del repertorio dove secondo me è utilizzabile con un bell'effetto.
E alla fine ho fatto questo chanter qua che è molto, una cameratura molto più larga, che è molto vicina a quella dello strumento originale, e appunto ho dovuto fare comunque per forza qualche correzione, però sono andato un pochino più in quella direzione lì. E la cosa che mi soddisfa è che io sono riuscito a ottenere questo do diesis a forchetta. Cosa che col chanter di prima assolutamente non era assolutamente impossibile. Proprio non ce n'è neanche qua, non ce n'era neanche l'ombra. E quindi vabbè, questo chanter che è ancora un prototipo, ma è comunque l'ultimo esperimento, diciamo così, che ho fatto, sono riuscito a ottenere una nota in più ed è anche una nota molto importante. Ecco, sentite che ho ottenuto questo comunque un timbro, l'intonazione non è troppo dissimile dal primo chanter che vi ho fatto sentire e neanche tanto dall'originale. C'è un po' una via di mezzo, però io sono contento di aver ottenuto questa nota, questo do diesis che effettivamente mi mancava. Ecco, va bene, io penso probabilmente mi sono dilungato già anche troppo, ma in sostanza cosa vi volevo dire? Volevo farvi un po' capire qual è effettivamente la scala su cui funzionano alcuni degli strumenti originali e la maniera in cui io ho cercato di adattarli per una musica per poter suonare anche oggi. Poi io, ecco, se uno vuol fare della ricerca proprio molto anche, diciamo così, filologica, tant'è che io sto provando a suonare anche con gli strumenti antichi per vedere l'effetto e con molto studio e con molta fatica si riesce comunque a fare qualcosa e magari capire qualcosa in più di quello che poteva essere effettivamente il suono della coppia originale. Ecco, concludo perché io non ho parlato finora del bordone, ma il bordone è un altro argomento molto importante. Anche lì gli strumenti antichi hanno dei bordoni con un diametro veramente enorme e il problema dei bordoni con un diametro grande è che primo hanno un suono molto potente, ma anche molto poco armonico, diciamo così, abbastanza sgraziato, se mi permettete di definirlo in questa maniera. Adesso poi naturalmente vi farò sentire un piccolo esempio. E io sostanzialmente quando ho cominciato a ricostruire anche i bordoni, cosa ho fatto? Ho sperimentato vari diametri sia nella prima sezione che nella seconda. La seconda è sempre più larga rispetto alla prima e ho sperimentato tutti i diametri possibili, non so, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm per la prima sezione, e ho fatto la stessa cosa per la seconda. Poi ne ho provati vari, ho provato a fare varie ance, e alla fine per capire qual era quello che funzionava meglio, e alla fine ho ottenuto questo bordone, praticamente ho utilizzato il diametro più grande possibile, nel senso il diametro più grande con il quale mi sembrava che il bordone avesse un bel timbro e soprattutto una buona stabilità che fosse equilibrato,
con il chanter, perché secondo me voi quando suonate uno strumento non dovete mai essere, diciamo, in difficoltà, cioè lo strumento deve essere equilibrato, deve essere intonato, ci deve essere un buon equilibrio sia di pressione, sia di timbro, di agilità tra il chanter e il bordone. Per cui, insomma, alla fine, con i tanti esperimenti che ho fatto, ho ottenuto questo bordone che secondo me è quello che si adatta meglio a qualsiasi chanter, perché infatti io, vedete che ho potuto utilizzarlo anche con quello originale e funziona bene, è stabile, ha un buon effetto, soprattutto accompagna bene, si adatta bene al chanter. Io vi faccio sentire un'altra cosa, un altro piccolo esempio. Le note che sono più importanti nella musa sono le tre note basse, il Si, il Do e il Re, perché loro creano degli armonici, proprio un'armonia con il bordone, che è molto bella, che è molto piena, siccome sono le note che si utilizzano di più nell'accompagnamento, perché si usano continuamente, è importante che queste tre note qua sul bordone suonino bene. Questo è l'ultimo prototipo che ho fatto, ma ve la faccio sentire con il chanter, quello di prima. Ecco, probabilmente magari purtroppo col microfono all'interno del PC non rende molto bene, ma io vi assicuro che qua dal vivo si sente veramente una bella armonia tra questi due suoni, tra il suono delle note basse del chanter e quello del bordone. Vabbè, per concludere, io ho fatto un sacco di esperimenti, di prove diverse, di bordoni di diversi diametri, diverse lunghezze, ma non è tanto la lunghezza che conta, perché i bordoni più o meno le dimensioni come lunghezza sono sempre quelle, sono i diametri che sono importanti. E quindi tante volte ho sperimentato di fare anche dei bordoni con dei diametri più larghi perché fossero più vicini a quelli originali, però il risultato è che suonano molto più forte. Ecco, questo è uno, per esempio, vi faccio sentire. Prima il mio, e questo è già un bordone che suona molto più forte. Sentite che differenza nel timbro. E adesso vi faccio sentire un bordone originale. Parte la nota che è leggermente più alta adesso, circa un semitono sopra, ma ecco, facciamo un sol, così abbiamo. Cioè, sentite che differenza. È una grande differenza sia di volume sia di timbro. Ma il problema qual è? Non è tanto solo il fatto che se abbiamo questo suono più granoso, più grezzo, poi si lega meno bene a quello del chanter. Un altro problema è che se suoniamo con una fisarmonica e vi sentono sparare, arrivare con un suono così forte, vi guarderanno male, anche perché poi sapete benissimo che nel repertorio delle quattro province molto spesso alcuni brani cambiano tonalità nell'arco del pezzo e quindi c'è magari la sezione in cui voi avete il sol e state suonando in sol, poi quando il pezzo passa in re c'è questo sol che rimane sotto. È così, cioè non è che posso chiuderlo mentre sto suonando e poi riaprirlo quando si torna in sol. Il bordone deve rimanere sempre sotto in una corda musa. Però, insomma, capite che avere un suono magari leggermente più delicato può essere un vantaggio in certe situazioni. E comunque, ecco, non è solo un problema di come questo suono lega con quello del chanter. Il grande problema è
che poi bordoni con un diametro più grande, è molto più difficile anche avere una certa stabilità, avere un buon equilibrio con la pressione di esercizio dello strumento, cioè magari se avete un'ancia sul chanter che magari è un'ancia che non è troppo dura, ma in qualsiasi caso, sia che abbiate un'ancia leggera, sia che abbiate un'ancia dura, un bordone con un diametro molto grande può crearvi dei problemi. Adesso questo qua non scendo troppo nello specifico, però ecco, io insomma, tanti anni ho fatto un sacco di prove, alla fine mi sono convinto a utilizzare un bordone che abbia un suono, soprattutto che sia ben stabile. Questa cosa mi dà diversi vantaggi. E, va bene, io penso a questo punto veramente di aver chiarito. Poi è vero che mi sono dilungato tanto, ma il discorso potrebbe essere molto, 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 molto più lungo e molto più complicato. E andando a prendere anche magari altri strumenti originali che hanno una provenienza diversa rispetto a quelli che io vi ho fatto vedere. Ma insomma, fermiamoci qui. Io non so neanche quanti veramente guarderanno questo video fino in fondo, però insomma, secondo me era indispensabile chiarire e spiegare un po' quello che davvero che la musa è, come erano gli strumenti antichi, come lo strumento oggi, fare giusto una darvi giusto un'infarinatura, una grande giusto un'idea di base di come lo strumento è fatto e di come lo strumento funziona. Secondo me, chiaramente poi tante delle cose che vi ho detto sono mie, insomma, sono mie opinioni e sono confutabili, nel senso io sono andato in una certa direzione perché ho trovato per la mia pratica musicale, cioè io ho costruito questi strumenti prima di tutto per me stesso, per poterli utilizzare con il mio gruppo. Magari altre persone hanno delle necessità diverse, a parte che io non vedo necessità diverse rispetto per una musa, rispetto a quella di suonare col piffero o con la fisarmonica. Anche oggi apro una piccola parentesi su questo discorso della musa. Come vi ho detto prima, io in 20 anni ho una media bassissima di occasioni in cui si è potuto suonare in pubblico almeno il piffero, la musa. Anche per questo io sto facendo un disco con questo repertorio suonato con piffero e musa, proprio perché voglio riproporre almeno in versione discografica il repertorio suonato in questa maniera. Ma comunque le occasioni di suonare questo repertorio nella maniera in cui si faceva 100 anni fa e passa sono veramente scarse, cioè è veramente difficile trovare, diciamo, uno stimolo che non sia quello dell'interesse proprio personale, dell'interesse musicologico, della ricerca. Ma anzi, io direi fortunatamente ci sono tante occasioni per suonare con il piffero, per suonare la musa in trio comunque con la fisarmonica. La fisarmonica oggi, per quanto riguarda l'accompagnamento, la fa un po' da padrona. E quindi io ho sempre cercato di fare degli strumenti che siano adatti per fare sia l'una che l'altra cosa, cioè che andassero bene in tutte le occasioni. Per cui una musa con cui io posso suonare sia da solo col piffero, con un buon effetto, con una buona intonazione, con un buon legame, con un buon timbro tutto insieme, e come si dice, scusa, mi ha distratto il telefono, e però che mi desse anche la possibilità di suonare insieme alla fisarmonica, perché poi lì è un insieme molto diverso di suoni, però l'ideale è avere uno strumento che permetta di fare tutto. Per quanto riguarda la situazione di suonare in trio con la fisarmonica, che cosa succede? Io vi dirò il complimento più bello che mi fa la gente è quando noi andiamo a suonare in trio e mi dicono: adesso sai che la musa non si sentiva, e
escludendo i casi in cui è proprio una pecca, è proprio un difetto, un problema del service o dell'amplificazione. In realtà io lo considero un complimento, perché che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho saputo adattarmi perfettamente alle linee, agli accordi, ai controcanti, alle melodie che fa la fisarmonica. Cioè, quindi io ascolto quello che fa lui, perché io ovviamente non posso fare una cosa contrastante, cioè se lui fa un accordo di soli non posso fare un accordo di re, devo per forza seguire l'armonia della fisarmonica. Quando io riesco in situazioni in cui suoniamo in trio ad andargli dietro, riuscendo a seguire bene quello che fa lui, io in un certo senso la musa scompare, la musa sparisce perché viene inglobata un po' in questo insieme sonoro in cui c'è il piffero, c'è la mano destra, ci sono i bassi, così c'è anche una linea che fa la musa, però se te riesci ad andare bene insieme a quello che fanno gli altri, ci può essere effettivamente l'effetto che la musa non si senta più. E questo non vuol dire che la musa non serve a niente, perché comunque arricchisce il suono, e poi anzi, ci possono essere anche tanti momenti nei brani in cui, in un certo senso, è uno strumento in cui emerge con delle linee più, diciamo, più solistiche. Ecco, però io paradossalmente considero sempre un gran complimento quando mi dicono: no, ma guarda che la musa proprio non si sentiva. Ho detto: cazzo, ok, perché normalmente c'è il rischio che quando invece si sente è perché tu hai fatto qualcosa di sbagliato e per cui hai dato fastidio. Ed è la prima cosa da evitare quando si suona la musa in trio. Però, insomma, ripeto, queste sono un po' le mie idee, e ho deciso di spiegarvele. Proprio perché così ho fatto proprio una panoramica completa su quelli che sono stati gli anni in cui io ho lavorato su questo strumento. Quindi scusate se magari sono andato un po' per le lunghe, sono stato un po' prolisso, però ho cercato di riassumere in questo video quello che è in realtà un lavoro che è durato tanti anni. E va bene, con questo vi saluto. Grazie a tutti.